Si aprono nuovi scenari in vista delle elezioni amministrative a Diamante. È apparso infatti sulla scena un nuovo movimento dal nome Cambiamenti, nel quale sono convogliati pezzi del PDL e i rappresentanti cittadini dell'API. Il portavoce del nuovo sodalizio, Maria Michela Sollazzo, nonostante la presenza di Francesco Bartalotta del PDL, precisa però che non si tratta di una formazione di matrice politica, ma di un gruppo che potrebbe dare vita ad una lista civica. Questo nuovo soggetto si propone di tentare nuovamente la sintesi già avanzata dal Comitato per una Diamante Migliore, compreso il nome nuovo per il capolista, e a tale proposito sono previsti incontri nei prossimi giorni. Ma la nascita di questo nuovo movimento ha generato un po' di confusione, perché non pochi hanno riconosciuto in Cambiamenti il movimento per una Diamante Migliore. Gli stessi componenti del gruppo dei giovani, infatti, stanno pensando ad un incontro pubblico per fare chiarezza sulle identità, gli scopi, le strategie e le posizioni che verranno prese da qui a pochi mesi. Altro elemento che rischia di caratterizzare la prossima competizione elettorale è la presenza, all'interno del nuovo soggetto, di Marcello Pascale, fratello del consigliere di opposizione Pino, e di un componente del gruppo Il Risveglio, già candidato alle scorse elezioni. L'attuale consigliere di minoranza è chiaramente uomo vicino all'ex sindaco Caselli e pare che anche parte del gruppo Il Risveglio sia convinto ad appoggiare questa candidatura. Il capogruppo di minoranza del Risveglio, Fabio Cavalcanti, resta alla finestra poco convinto della posizione che parte della sua compagine sta prendendo. La logica conseguenza sarebbe quella di rivivere il fallimento della lista unitaria già proposta dal Comitato per una Diamante Migliore e che Cambiamenti vorrebbe riproporre. A quel punto cosa potrebbe succedere? L'ipotesi di quattro liste, quella di Caselli, l'uscente con Magorno capolista, quella del neonato gruppo Cambiamenti e quella eventuale con i giovani e Cavalcanti capolista, sembra poco plausibile. Un'altra ipotesi potrebbe portare alle primarie tra tutte le forze politiche che si propongono come alternativa a Magorno, soluzione che porterebbe alla tanto agognata sintesi. Infine, e non da sottovalutare per le implicazioni che porterebbe con sé, l'ingresso di Cavalcanti nella coalizione pro Caselli e l'uscita di scena del gruppo dei giovani. Ma ancora è tutto in bilico, staremo a vedere.